si rafforza l'identità tra città e mosaico attraverso un viaggio nell'arte contemporanea del XX secolo. La mostra, che aprirà al Museo d'Arte della Città il 12 ottobre, racconta la storia della Scuola del Mosaico dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna nel suo centenario. Attraverso 100 opere, I'm a Mosaic, da Severini, Sironi, Fontana a Paladino, Plessi e Samorì, a cura di Paola Babini, Giovanna Cassese e Emanuela Fiori, racconta la rinascita del mosaico nel Novecento attraverso opere, personaggi, artisti, risorse multimediali e apparati didascalici. La mostra dedicata ai 100 anni della Scuola di Mosaico dell'Accademia di Belle Arti si inserisce a metà tra l'inaugurazione lo scorso anno della nuova sezione dedicata al mosaico contemporaneo e la nuova biennale, quindi è una sorta di punto di connessione in un percorso che vede il MAR fortemente impegnato sulla valorizzazione del mosaico contemporaneo in tutte le sue declinazioni. In particolare la mostra che si inaugurerà l'11 ottobre prende in considerazione il ruolo che ha avuto Ravenna, la Scuola di Mosaico dell'Accademia, nel corso dell'ultimo secolo, intersecando e connettendosi a quelli che sono stati i movimenti artistici più importanti. Quindi sarà una mostra che percorrerà nella sua traiettoria un secolo di storia dell'arte, partendo dalle avanguardie storiche per arrivare all'informale, allo spazialismo con Fontana, alla transavanguardia, fino ovviamente alle declinazioni più contemporanee dell'arte e dell'arte museale in particolare. Un evento importantissimo perché ad oggi Spilimbergo e Ravenna sono le due scuole che hanno segnato la storia del mosaico in Italia. Spilimbergo nasce nel 1922, Ravenna nasce nel 1924, quindi fondamentale è il lavoro che si è fatto in tutti questi anni, il rapporto al mosaico come diffusione nazionale e internazionale, partito dalla nostra scuola.